Buongiorno, come state? Spero bene. Allora, nuovo videoblog, anche oggi sì. Dunque, siccome io devo uscire, perché sono stufa di stare a casa, quindi forse riuscirò a uscire, non ne ho idea. Intanto ho già chiuso tutte le finestre e le porte che sono in sala e niente. Se riesco, esco, se no rimarrò in casa a fare altre cose e niente. Intanto la finestra è aperta, metà finestra, vedete? Perché così almeno nulla. Adagio un po' la camera, nulla, da questa parte è tutto, non dico ordinato, ma quasi. Già. Ora vado fuori. Esco e niente. Allora, il computer, come, vabbè, qui tutto come era ieri. Devo prendere anche le chiavi, tra l'altro. E lì è la mia borsa. Il computer è acceso da stamani alle 7 qualcosa, perché ho già voglia di un caffè e niente, a posto. Come solito fare, ci abbiamo ascoltato un po' di televisione con mia nonna, il Digitale di Sardegna e niente. Adesso ovviamente mi reco per andare giù, ok? Niente. Io adesso chiudo tutto e poi niente, si va. Tanto vi appoggio da qualche parte, se non mi cadete. Siete un po' stortine, però vabbè, aspettate, non voglio farvi cadere. Allora, ok, forse così ce la posso fare. Non lo so. Tanto lascio il computer aperto perché poi lo, come dire, lo, no, forse mi devo chiudere un secondo, lo chiudo perché non mi piace lasciarlo così, non si spazio. Ok, a posto, lo chiudo così e nel frattempo esco un po'. Siete pronte ragazze? Spero di sì. Ok, tanto poi stacco per uscire perché non so se mi conviene di prendere da dove esco, che è meglio. E niente, allora qua è tutto chiuso, sì, è tutto chiuso, per fortuna. Perché qui non vorrei che... Allora, ecco qui, aspettate. Allora, bene. Dunque, ce la farò mai? Non lo so. È tutto imprevisti oggi. Vabbè, vediamo. C'è moscia da questa parte, mi pare di sì, ma non lo vedo. Boh, vabbè.
Allora ragazze, eccoci qui. Dunque, non so bene cosa possiate vedere, però finalmente sono uscita dalla sconfitta. Dunque, non so cosa riusciate voi a vedere o a percepire. Finalmente vedrete nitida e pulita l'immagine ogni volta che registrerò un nuovo video con questa fotocamera. Non so ancora se riuscirete a vedere sto video, ma ci provo. Ogni tanto girerò la camera, così almeno vedete bene dove sto andando e cosa sto facendo. E niente, questo è quanto. Allora, qui sono da questa parte, vedete, e nulla. Ora qua devo cambiare strada perché mi conviene a me. Aspettate. Niente. Sto facendo il mio solito workout. Come vi dico sempre in ogni video, ammazza quanto traffico, non so se si percepisce, ma c'è un bel po' di traffico. E c'è anche una persona che sta sorpassando. Grazie. Vedete? Nulla. Vedete com'è oggi. Non è molto caldo, ma c'è un po' di nulla. La giornata, intendo dire. Niente. Mi stavo per dimenticare, dicevo, la mascherina. Per fortuna me ne sono accorta in tempo, uscendo di casa avevo la mascherina in borsa, altrimenti c'erone, potevo uscire di casa. Tra poco si potrà stare senza la mascherina, hanno detto, adesso non mi ricordo quando, però vabbè, sapete che la memoria si va a farsi venire. Quindi non mi fido, stare senza la mascherina, sinceramente, la vedo un po' pericolosa e quindi no. Già. Preferisco tenerla, la maschera. Se mi danno, la devo togliere, non la tolgo, mi devo tenerla assolutamente. Allora, io la sto guardando. Se la passare o meno, vabbè, io provo. Ma non ho idea, vabbè. Ma sto attraversando. Comunque c'è un po' di traffico, può stare anche voi dal video. Va bene, non sentire quella mazza, proprio a tornare a loro. Vedete di più? E niente. Forse non mi vedo bene, sì. E come dicevo, sto facendo un po' di workout. Di qua si va alla posta, per esempio. Nulla. Qua è la piazzetta delle Colline, se ve l'ho fatto vedere qualche volta. Aspettate che mi fermo. Mi fermo. Allora, no, di qua no, ok, vedete? Questa è la piazza delle Palme, qui, e nulla. Qui fanno gli spettacoli, per tante volte d'estate, sì. Adesso chissà quando si riprenderà a fare gli spettacoli, quindi non lo so. E niente, andiamo, va. Tolgo lo zoom, che è meglio. Eccomi qua, ragazzi. Se vedete che ogni tanto io giro la camera,
non solo per vedere dove vado, ma anche per, come dire, e qui devo attraversare. Grazie. Allora, dicevo, se giro la fanno ogni tanto, non solo per vedere dove vado, ma per vedere che non si spenga la telecamera, perché questa telecamera ha un po' di annetti, non molti, ma l'ho presa nel 2018-19, non mi ricordo, però fa sempre il suo bel lavoro. E niente, partirò qui che mi piace un sacco questa telecamera, fa ottime riprese, dai, diciamo la verità, mi piaceva. Aspettate un attimo, si sta riprendendo però qui, quindi devo vedere un po' fino a quanto resisterà questa canna. Tutto lì. Adesso non so se andare di là o di qua, no, vado di qua, meglio. Piazza Frisi, vedete? Questa è Piazza Frisi. Sì, c'è un bel po' di traffico, come avete visto. Devo per forza abbassare la telecamera perché devo andare a posto e non vado a riprendere mio zio, ok? Dopo. Allora, eccomi qua. Non ho
ho ripreso molto perché ragazze dovevo uscire a casa, volevo essere sicura che insomma non dessi fastidio a altre persone, altre persone ce la farò parlare. E quindi niente, alla fine scritto che guardo, sto prendendo sì facili. Se c'è poca gente, ma alla fine ce n'è un casino. Non so se avete visto le piedi delle persone, ma sì, c'erano un sacco di persone. Quindi adesso non dico che adesso non siano proprio le persone, ma è così. Allora, io non so mai come cazzo parlare, ma dettagli, niente. Quindi, allora, infine, tutto giù per volevo salutare di nuovo il mio canale YouTube, Ivana Quartuccio Ruggero. Paolo Channel, che non mi ricordo il suo cognome, ma non importa, quello è sempre privacy. E Paolo Channel, e chi altro? Non mi ricordo, Steffi Knife del passante, non mi ricordo, beh, sempre lei, Steffi, la grande Steffi, e poi non mi ricordo più, perché mi dovevo scrivere le cose. Amarelis, che non so se vedrà mai i miei video, ma spero di sì perché io la seguo assiduamente, ed è Amarelis Cuba Libre, adoro la youtuber che, anzi la youtuber che ascolto, e poi basta, aspettate, si sta riprendendo perché avevo la, come si può dire, non fobia, che sto dicendo, vabbè. No, il terrore, sì, vabbè, il terrore, come lo potete chiamare voi, che non registra più una mazza, quindi ogni volta, ogni 2x3 mi assicuro che stia registrando. Aspettate un secondo, vi faccio vedere questi bei fiorellini, vedete? Sì, bellissimi, vero? Allora, non so bene, ma questi fiorellini in pratica appartengono al comune, sì, yes, mi piacciono da morire. Poi hanno questi colori così particolari, vedete? Sì, se non mi stessi la mano in mezzo al video, alla telecamera, sarebbe meglio. E nulla ragazzi, questo è quanto, ce n'è anche di qui, vedete? Qui, a parte l'albero che è bellissimo, non so, un po' che sia un albero di olivi, sì. Allora, vabbè, a parte l'ambulanza di sottofondo, non importa. Tanto poi metterò la musica di sottofondo, se la voglio mettere, se no Shalom, e niente. Ok, io tra poco attraverso, se non vi è nessuno, sì, infatti. Ok, ora attraverso, ecco qua, vabbè, forse meglio che stoppo perché è un bel ambulanza di sottofondo, non è un bel sottofondo da sentire, vabbè, stacco ragazzi, a dopo.